In seguito alla pandemia di Covid-19 e al lockdown imposto dal Consiglio federale, molte aziende si sono viste costrette ad interrompere la loro attività. Al contempo, gli assicuratori privati, per mancato obbligo di copertura, non hanno potuto risarcire i danni conseguenti. Ma come mai l'economia privata da sola non può assicurare grandi rischi come le pandemie? Le assicurazioni funzionano secondo il principio della diversificazione del rischio. Gli assicurati versano un premio commisurato al rischio, con il quale i singoli vengono risarciti in caso di sinistro. Il comprobato principio di assicurazione funziona però solo se gli assicurati non chiedono aiuto simultaneamente. Tuttavia, può capitare che, casualmente, una singola assicurazione sia chiamata a erogare molte più prestazioni della media. Per questi casi ci sono le riassicurazioni, gli assicuratori delle assicurazioni. Le riassicurazioni possono attenuare tali rischi. Nel caso di grandi rischi, ciò non è però possibile. In questi casi i danni sopravvengono tutti insieme, colpendo quasi tutti. E il premio commisurato al rischio sarebbe talmente alto che nessuno vorrebbe pagarlo, né potrebbe permetterselo. I grandi rischi non sono pertanto eventi assicurabili dalla sola economia privata. A differenza degli eventi limitati nel tempo e localizzati, come ad esempio un focolaio di salmonella, la copertura del rischio legato alle pandemie è esclusa per questa ragione. Oltre alla pandemia, vi sono altri rischi che l'economia privata da sola non è in grado di assicurare. Ad esempio, blackout su larga scala, attacchi cibernetici globali, oppure rischi nucleari e terroristici. Gli assicuratori privati si assumono la responsabilità nei confronti dell'economia svizzera e cercano quindi soluzioni alternative assieme ai loro partner per la gestione dei danni, sia per le pandemie, sia per altri grandi rischi. Ne sono un esempio le catastrofi naturali, per le quali il pool per danni causati dagli elementi naturali del settore assicurativo interviene da decenni fornendo un prezioso servizio. Queste soluzioni possono poggiare su un partenariato di rischio, vale a dire una sinergia tra assicurati, confederazione e settore assicurativo. In questo ambito gli assicuratori privati forniscono innanzitutto la loro esperienza e il loro know-how per consulenza, assistenza alla clientela e liquidazione dei sinistri, mentre la confederazione e il settore pubblico aiutano a sostenere il rischio finanziario. La confederazione può contare su una maggiore prevedibilità e in caso di sinistro versare le prestazioni in modo mirato. A trarre il maggior vantaggio sono gli assicurati, che con un premio annuale prefinanziano il rischio e che in caso di pandemia vengono risarciti in totale trasparenza. Le soluzioni assicurative basate su un partenariato di rischio creano una certezza del diritto e possono attenuare in modo mirato e programmabile le conseguenze economiche di un lockdown imposto dallo Stato nel caso di una futura pandemia.